C'è un secondo dato molto importante. Se voi notate questa discussione che Elia e Mosè con Gesù fanno, e cioè concepire la vita come un andarsene dalla vita, notiamo che questo è qualcosa di pesante. E quindi, domanda. Questa discussione che Mosè ed Elia facevano con Gesù era una discussione concorde? Probabilmente no. Perché Gesù era come noi, non è che gli piacesse molto andarsene. E se voi andate alla linea 77-78, voi vedete la preghiera del Getsemani. Padre, se vuoi, allontana questo il calice da me. Questa è la traduzione letterale del testo. Come dunque per Gesù è stato difficile nel Getsemani accettare l'ultimo passo dell'Esodo, con buona probabilità la discussione che Mosè ed Elia facevano con Gesù nella trasfigurazione era proprio su questo tema, dove Gesù non è che fosse proprio molto concorde. Alla linea 79 abbiamo la frase e la voce del padre che dice: questo è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo. E qui noi possiamo fare diverse considerazioni. Quell'ascoltarlo, già cominciamo ad avere il sospetto che non si tratta di udire le sue parole. Ma si tratta di qualche cosa che va molto più in là. Bisognerebbe ascoltare la sua persona. E noi diciamo: ok, siamo arrivati a capire quell'ascoltatelo. No, neanche per scherzo. Perché sotto c'è ancora qualche cosa di più. Gli ebrei pregavano e pregano: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio è uno solo. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, le tue forze, la tua anima, le tue forze. Anche qui Dio comanda di ascoltare e comanda di ascoltare due cose: la fede ha come fondamento l'unicità di Dio. Ascolta la fede. E la fede è questa. Ascolta la morale. E la morale è questa. Ama Dio. Ricordatevi che in Oriente amare significa essere fedeli, soprattutto nell'ebraico arcaico. E quindi il fondamento della fede è l'unicità di Dio, il fondamento della morale è la fedeltà a Dio. Questo nuovo comando di Dio, che viene dato agli uomini sempre con la forma imperativa del verbo ascoltare, non ha più la fede, non ha più la morale, ma ha la persona. Quindi questo ascoltatelo equivale a dire: fate di Gesù Cristo la vostra fede, fate di Gesù Cristo la vostra morale. Questo insegna il testo. Allora capite che questa raccomandazione, anzi questo ordine che Dio dà ai discepoli, Cristo è la vostra fede, Cristo è la vostra morale, trova un legame con quella osservazione che trovate alla linea 70. Nel Getsemani Gesù dice ai discepoli: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare. E tutti quanti noi sappiamo ormai da tanto, perché io lo ripeto ogni anno in liturgia, quando si fa l'omelia all'inizio della Quaresima sulle tentazioni di Gesù, che peirasmos in greco tentazione non è l'introduzione
al peccato come pensiamo noi. Quindi tu puoi peccare e puoi fare a meno, sei lì, sei tentato. In Oriente la tentazione è l'introduzione all'ateismo. Puoi diventare non credente. Questo è il problema. Il peirasmos porta o a maturare la fede o a perderla. Per noi la tentazione porta a tenere la fede sempre, però puoi essere un credente peccatore o un credente pieno di meriti. Questa è la concezione nostra. La concezione ebraica è diversa. E Gesù dice: vegliate e pregate per non perdere la fede. Ma quale fede? Non perdere la persona di Cristo. E quindi ascoltate ciò che sta avvenendo. E ciò che sta avvenendo significa che mi verranno a prendere, mi crocifiggeranno e poi risorgerò. C'è dunque questa specie di stranissimo legame tra trasfigurazione e Getsemani. E qui avete un altro elemento. Noi potremmo allora concludere così di fronte a questo episodio della trasfigurazione. La trasfigurazione mostra il volto glorioso di quello stesso Cristo di cui i discepoli vedranno il volto sofferente. È la stessa persona. Qui lo vedono già in una situazione da risorto. Due uomini, due angeli, le vesti sfolgoranti. Io sono così un pochettino divertito, alla linea 73-74. Al capitolo 24, versetto 4, si dice che questi due tizi, che poi risultano essere gli angeli, hanno le vesti sfolgoranti. Forse nella ciclostile si vede poco, ma le prime lettere astrapt, che è molto vicino alla nostra parola astratto, ma deriva da aster, luce, stella. Astrapt è il radicale di sfolgorante, e questo viene detto nell'episodio delle donne al sepolcro. Ma se andate alla linea 74, l'abito del Gesù trasfigurato è ex astrapt, ancora di più. Ma notate che c'è lo stesso verbo. Se dunque Luca vuol legare la trasfigurazione al Getsemane e alla resurrezione, proprio per questo, di Cristo bisogna sempre imparare ad accogliere tutti e due i volti. Dio e uomo, vittorioso e sofferente, vero, giusto e misericordioso. Mai assolutizzare un volto, mai. La nostra fede confessa che Gesù è vero Dio e vero uomo. Ma diciamocelo onestamente, del vero uomo quanto ci interessa? Ci interessa che ci dia le banane. Signore dammi questo, Signore dammi quello. Ma del Gesù uomo, quello che fondamentalmente è il modello nostro, che cosa conosciamo di lui? Noi conosciamo i bei logia di Gesù, cioè le frasi, gli insegnamenti, ma della sua persona, i suoi sentimenti, i suoi atteggiamenti, le sue scelte, le sue azioni. Sì, i miracoli, ma il resto? E quindi dentro di noi siamo un pizzichino eretici, perché se per noi credere in Cristo significa accettare tutte e due le realtà, Dio e uomo, è giusto che impariamo ad accettarle tutte e due, non a confessarne due e ad accettarne una. La vera beatitudine.
Abbiamo solo 8 minuti, ma più che sufficienti. C'è questa donna che si alza e dice: beati i seni che ti hanno allattato e il grembo che ti ha portato. E Gesù risponde: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Questa è la traduzione italiana. Ora, vale la pena che noi prendiamo in mano il capitolo 8 di Luca e leggiamo un momentino il versetto 21. Al versetto 19 si dice: andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Tanto cominciamo. L'episodio invece del capitolo 9, che adesso noi stiamo cercando di esaminare, no, qui c'è un errore di capitolo 11, scusate, versetto 27-28. Mentre dicevano questo, una donna della folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Fa riferimento alla madre. Ma egli rispose: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Notate che tutti e due gli episodi sono strutturalmente identici. Prima viene presentata la madre, nel primo episodio madre e fratelli, e Gesù risponde: beati coloro che ascoltano e la mettono in pratica, questa parola. Nel secondo caso, beata tua madre, Gesù risponde: no, beati coloro che ascoltano e la osservano. Ci siamo? Io vorrei però prendervi per mano e portarvi ad esaminare il testo greco, linea 92, linea 94. In tutti e due i casi si parla del logos tou theou. Nelle due frasi la parola logos è all'accusativo, quindi logon, ton logon tou theou. È identica l'espressione sia alla linea 92 sia alla linea 94. Se notate, anche il verbo è identico, acuontes, che è il participio del verbo acuo. Acuo è udire, comprendere, memorizzare, passare al mondo del sentire. Ciò che varia è la parte finale. Alla linea 92, le ultime due parole greche, kai poiuntes, tradotto in italiani, e facenti, indica quel processo che poi diventa azione. Udire, comprendere, memorizzare, passare al mondo del sentire e dunque agire. Ma è un agire creativo, poieo, non è il semplice fare. È il fare creativamente, cioè adattandosi alle situazioni, alla cultura, al mondo nuovo. Mentre invece, se notate la linea 94, le ultime due parole sono kai philassontes. Traduzione italiana: e la osservano. Ora, di per sé, filasso non vuol dire osservare in greco. La filache è la prigione. E la prigione è la filache. E il filasso indica la custodia. Io lì vi ho portato alcuni esempi alla linea 97. I pastori non osservano il gregge, lo custodiscono.
Loro però, i nostri traduttori italiani, traducono la osservano. Perché? Perché fanno questo lavoro? Perché probabilmente linea 100, nel testo ebraico o aramaico che Luca aveva e che lui riporta in greco, c'era il verbo shamach. Questo verbo indica tutte e due le cose. Sia custodire, sia osservare, però attenzione, nel verbo shamach, come in ogni verbo ebraico, ci sono più azioni messe insieme. Io posso osservare la parola se gli ho fatto fare il passaggio. Se me la tengo dentro, se non diventa un semplice lavoro veloce che poi dimentico, ma se la custodisco, se la tengo prigioniera, se questo tipo di operazione lo metto in prigione in modo che non esca più da me. Questa è la logica che sta sotto questa espressione così strana. Dunque, va bene scrivere, ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, e va bene anche tradurre in termini più, chiamiamoli, allegri, ascoltano la parola di Dio e la osservano, nel senso di metterla in pratica. Ma di per sé Gesù, in questa seconda frase che noi troviamo come risposta a questa voce femminile, indicherebbe il mondo interiore dell'uomo. Una volta che tu hai udito, compreso, memorizzato e fatto diventare parte integrante del tuo modo di sentire la vita, questa realtà della parola dentro di te, tienila prigioniera, non farla scappare. Se voi notate, per Gesù è molto importante il mondo interiore. Il fare, nella logica di Gesù, è qualcosa che viene di conseguenza, perché se manca questo mondo interiore, il fare non viene fuori, sarà frutto di volontarismo che prima o poi si spegnerà e non farai più niente. Se tu invece custodisci il motore dell'azione, che è questo tipo di passaggio, quel motore sarà sempre efficiente. E quindi il fare sarà frutto di scelta e di convinzione, non di volontarismo imposto. E questa è un'esperienza che facciamo tutti. Quando noi ci imponiamo qualche cosa, sì, lo facciamo per bacco, però quanto tempo duriamo? Una settimana? Un mese? Due mesi? E poi? Quando tu invece dentro sei profondamente convinto, profondamente convinta, la cosa viene fuori quando tu scegli di farlo. Certo, occorre un impegno, ma non è più volontarismo. Ti viene molto più facilitata quella scelta. Il volontarismo non ha motivazioni, o se ha motivazioni sono puramente intellettuali, non fanno parte del tuo modo di sentire la vita. Bene, allora la domanda è: come faccio io a udire, comprendere, memorizzare e far parte del mondo del sentire? Il grosso scoglio per noi sta nel secondo punto, per tutti, nel capire. Quello è il problema. E Gesù lo dice esplicitamente quando spiega la parabola del buon seminatore. E l'ultima cosa che facciamo, prendete Matteo e andate al capitolo 13. Andate al versetto 18. Matteo 13, 18.
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, sono disastri. Mentre invece al versetto 23, quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Comprendere dunque, secondo passaggio, è essenziale. Perché se tu capisci male, memorizzi una cosa che non è buona e fai diventare parte del mondo del sentire una cosa che non è buona. Vi è chiaro? E dunque comprendere che è faticoso. Se comprendi male, leggetevi per conto vostro la seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 14-16. Lo leggete a casa. Non sarà una sorpresa piacevole, perché disgraziatamente è scritto che gli ignoranti, i senza sapienza, e coloro che sono instabili nella fede, si accostano alla parola e questa diventa per loro rovina. Grazie. Ci vediamo la seconda domenica di ottobre. Grazie di tutto. Arrivederci.